Bentornati, fratelli di Tuberanza, in una nuova reaction ai record mondiali. Ovviamente insieme a Joseph the Gamer. Ed eccoci ragazzuoli, carichi, perché finalmente qui abbiamo le piste del DLC, si fa sul serio. Record belli freschi, nuovi. Come saprete, sono disponibili le prime 8, tra virgolette, nuove mappe. Diciamo nuove su Mario Kart 8, ma in realtà sono dei remake o remastered provenienti da altre console, compreso Mario Kart Tour. Sul canale di Joseph ovviamente trovate il video con la reaction alla Promenade de Paris. Oggi ma però faremo... attenzione! Bro, dai, sono un po' multilingue. Oggi faremo la reaction al record mondiale sul circuito di Toad. Un circuito molto carino, molto facile, dove possiamo dare il meglio di noi. Vi ricordo che in descrizione trovate il link di Instant Gaming, dove potete acquistare il DLC o il pack aggiuntivo di Mario Kart a prezzo scontatissimo. Fatemi sapere poi che cosa ne pensate. Bro, io ti sto condividendo quello che stiamo vedendo noi. Andiamo sì. Su altri fantasmi, perché devo andare a scaricare il fantasma del giapponese. Guarda caso. Fermi tutti, perché ho una notizia incredibile. Segnatevi lunedì 11 aprile alle 18, perché sul sito Level Up tornerà disponibile il Level Up Retro Edition, che era disponibile a dicembre in edizione super limitata, andata sold out in 24 ore, dopodiché la community lo richiedeva a gran voce. Ed eccoci accontentati, dal lunedì 11 fino al 18 di aprile, con il mio codice Tuberanza avrete il 15% di sconto su tutti i prodotti, compreso questo che probabilmente tornerà sold out nell'arco di 24-48 ore. Adesso però sono curioso di provarlo. Il procedimento oramai lo dovreste conoscere a memoria. Un misurino nel nostro shaker, 500 ml d'acqua, la nostra parte preferita, shakerare! Ed eccolo qui, pronto per essere assaggiato, testato e valutato. Allora, sembra fruttato, simile al Bubble Boom, ma meno dolce. Quindi un sapore più profondo, ma meno dolciume, o come si dice? Vabbè, meno dolce. Quindi devo dire, Retro Edition promosso. Questo è il setup utilizzato in questa mappa. Quindi, Wario con Splattabuggy classici e super plano, ok? Quindi Giuseppe, tu magari se vuoi intanto te lo puoi già settare. Sì, sì, me lo sono fatto poi, però ti posso dire una cosa, lo Splattabuggy probabilmente l'avrò usato due volte nella mia vita fino ad ora, sinceramente. Perché ci vuole un po' di velocità qua, bro, qua ci vuole un po' di velocità. Allora, vedi fantasma, eccolo qui, abbiamo il replay, caro Joseph, e occhio a dove utilizziamo i funghi. Let's go, eccoci qua. Guarda tra l'altro i colori che belli di sta pista, bro. No, è coloratissima, bellissima. Si vede proprio divertentissimo, il mood è bello, simpatico, ci sta. Allora, guarda qua, vedi? Niente saltini, qui devi giusto capire quando derapare per poi poterti prendere le monetine. Qui ti riporti all'interno. Come inizio è tranquillo, non guarda ci sono trucchi incredibili. Guarda qui, vai dritto e poi derapi subito per dare una leccata al muro. Poi per un momento ho pensato che lui stesse per schiantarsi. Bro, te piacesse. Guarda che ha fatto qua. Sì, qua ha fatto un bel passaggio. Però la pista, ragazzi, se notate, è cortissima. Cioè, molto è corta, molto corta. Infatti qui il Gran Premio durerebbe probabilmente poco. Vedi che lui ha 8 monete e quelle due prima non se le ha cagate, bro. Ah, ma forse da 8 a 10 c'è poca differenza. Questo non è lo so. Discorso. Ah no, aspetta. Ce n'ha 8, scusami. No, non le sta proprio prendendo. No, non le piglia, fra, non gli interessano. Riguarda questo giro adesso, mo che farà. Non le piglia. No, no, lui qui taglia totalmente. Lui qui proprio mette le ruote, due ruote nell'erba. Ma forse sai che è? Per prendere quelle due monete perderà più tempo rispetto alla velocità che acquista se le prendesse. Ma cioè, proprio... Sì, bro, qua calcolano pure i peli del... Vabbè. No, no. Vabbè, qua si fa sta cosa tranquilla. Questa, ti dico, ci farà veramente... Ma che è?
No, no, l'ho stoppato io perché almeno non mi riparte il replay da capo. Vabbè, però è pensavo che si stesse per buggare. No, 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 no. Mi ha detto, ma che è? No, no, no. Allora, bro, parti tu e dopodiché io scaricherò il tuo fantasma, ok? E cercherò appunto di fare meglio di te. Sappi che io l'ho già fatto e ho fatto 1,26. Ed eccomi, bro, carico al massimo. Vado. Perché ridi? Ma sei matto? No, bro, non ce la faccio, bro. Non lo dire, non dire niente. No, no, non lo dico, non lo dico. Ed eccomi, bro, carico al massimo. Ma perché ridi? Oh, ma che è? Bro, mi stai distruggendo. Non lo so, io faccio queste partenze. Oh, che partenza hai fatto? Bravo! È incredibile. Bravo, al 20° tentativo. Ma perché ridi? Ragazzi, impazzito. Ma perché ti faccio ridere? Sono ridicolo. Che no, bro, no, bro, non ce la faccio, te lo dico. Non lo so, mi stai distruggendo, bro. Ma perché? Vabbè, ragazzi, potete sapere che noi tagliamo delle battute un po' particolari che magari di solito forse sarebbe meglio non fare. Vado, ragazzi, eccomi, bro. Vai, 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 concentrati. Guarda il fantasma del giapponese, ma non seguirlo. Beh, partenza ottima. Hai notato, partenza la prima ottima. Volta mi è andata già bene. Ok, prendi queste 3 monete, segui l'arco. Bello. Perché una l'ho persa? Non fa niente, bro, non ti preoccupare. Pazzita totale, le, magari la recuperiamo dopo. Ok, tremendo, qua dritto. Non la recupereremo mai. Derapa adesso. Bravo. Bravo, 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 stringi. Ok, prendi queste 2. Derapa. Bravo, lato opposto, occhio qua. Bro, non sapevo come pigliarla, sincero. No, 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 no. Hai fatto un buon passaggio. 2 secondi e 205, va bene. Ti vado prima dritto e poi procedo con il resto. Perché bravo, non è roba mia. Bravissimo. Ma qua devo provare a riandare un poco dritto. Va bene. Okay. Poi la curvetta un po' particolare. Vai, vai, vai. Stringi così, perfetto. Ma qua cerco di allargarmi un minimo per andare dritto. E vado così, tipo. Ok. Ok, perché quando fai il turbo si riattaccano le ruote all'asfalto. Sì, penso che lui non faccia assolutamente così. Lui si farà la curva fatta per bene, però ragazzi, mi fa troppa paura. Quindi non ti preoccupare, non ti preoccupare. Provateci pure voi a casa, poi mi fate sapere, perché non è così facile come sembra. Vai, ok. Io qui comunque dovrei essere anche nella classifica mondiale, perché il mio tempo comunque era abbastanza buono. Male questa qui. Bravo, bravo, non bravo. Veramente. Qui non ha slittato la moto, sei andato secondo me molto molto bene. Quanto hai fatto? 1,29. Ma tu avevi fatto 1,26. Ah cavolo, però io no, così non vedo il tuo tempo. Cambio di posizione. Guardo direttamente il monitor per evitare il delay del computer, caro Joseph. Vai, carico. Con maggiore competitività. Siamo sovrapposti, bro, ci siamo. Stavo per dirlo, sei partito benissimo. Prenditi le monetine che sono importanti. 1, 2 e 3. Va bene. 1 e 2. Hai fatto bene così, ti ha ricaricato ulteriormente il turbo. Fatto bene così. Però il passaggio fai non finta di schiantarti fatto... e poi curva, perfetto. Mo ti mancano 3 monete qua e stai a posto poi per i prossimi 3 giri. Una no, l'ho failata. Te la pigli dopo perché tanto ci devi ripassare in questa zona. Va bene, ci sta? Va bene, ci va sta, bene. Sono abbastanza contento di come l'abbiamo fatta. Queste erano le più importanti comunque. Sì. Occhio qua, mantieni una giusta curvatura, perfetto. Poi, ok, l'importante è arrivare sul turbo che ho... Non sono calato con monetina? Il... Monetina? No, 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 niente. Te la pigli dopo? No, credo che questa è una più under... No, non ti dice. Ma? Va bene. Però il turbo è finito troppo presto. Ma che cazzo era successo? Non ho capito, non lo so, da qualche parte avrò sbagliato, vabbè, non fa niente. Vabbè, mantieni la concentrazione perché qua te la stavi per giocare, Sì, me la stavo per perdere, infatti, hai visto? Ho messo tre ruote su 4 sull'erba. Curva, mo viene subito la moneta, ce la fai? Va bene, te la sei presa. Curva e vai avanti. Occhio qua. Ma perché di nuovo te l'ha fatto? Non lo so. 1,28. 1,28. Sono andato peggio di ieri sera. È vero, ieri sera dopo mezzanotte che ci avevi già una giornata sulle spalle, occhio. Ieri sera forse ero più nel chill. Comunque, il mio attuale tempo era quant'era? 1,26, vero?
Sì, hai fatto 2 secondi in più, ma comunque hai vinto tu lo stesso, perché ho fatto un 1:29.444, o sbaglio? Sì, sì, mi sembra che sì. Un 1:29.444, esatto. Alzo le mani. Non è una rapina, bro, perché alzi le mani? No, 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 per dire che c'è poco da aggiungere, sei stato bravo, ci sta, complimenti. Lo so, però devo essere sincero, mi aspettavo qualcosina di meno, perché volevo andare molto meglio. Comunque, Lo so, però c'è da dire una cosa, oggi abbiamo registrato tanti bei video per voi, quindi stiamo registrando già da circa 4 ore vari video che vedrete in questi giorni, quindi siamo comunque provati da questo. Esatto, da mettiamola così, dai, facciamo... Anzi, sai perché? Perché non era fredda. Ma cosa? E niente, bro, questo è un meme che capiranno i ragazzi.